Buongiorno. Allora, sto alla tandopia che si è svegliata. Giornata. Cosa faccio in E questa giornata? niente, ero partita per mettere in ordine e pulire, visto che Pia dormiva, ma poi si è svegliata, voleva la tetta e quindi mi sono dovuta fermare. Infatti vedete che c'è ancora roba in giro, ma adesso poi appena si stacca vado avanti con le mie cose. E come avete visto stamattina mi sono bevuta una bella tazza di tè verde. Devo dire che è molto buono, a me piace un sacco il tè verde. Al mattino poi mi piace un sacco. E niente, da mangiare non mi fa niente, perciò sto solamente così. Adesso ho appena finito di guardare il video di Debbie della famiglia Campora. E che è sempre Deborah della famiglia Campora. Deborah ha un altro canale che si chiama Debbie G, dove fa vedere cosa cucina, le pulizie. Io già tanto se riesco a stare dietro a un canale, figuriamoci due. Poi devo far crescere questo prima, perciò. E volevo appunto anche ringraziare tutti i nuovi iscritti. E tutte le persone che continuano a seguirci, che commentano, grazie davvero di cuore. Sono felice che i nostri video vi piacciono. Come vi dicevo, piano piano stanno uscendo delle novità che poi, però, durante il periodo di Natale, quindi durante il mese di dicembre, si fermeranno e per poi riprendere comunque a gennaio. Però a dicembre, facendo i vlogmas, vi farò vedere altre cose e quindi quei video lì in particolare si fermeranno un pochettino. Adesso poi vediamo, magari li infiliamo dentro i vlogmas. Però siccome sono delle rubriche apposta, mi dispiace infilarle dentro i vlogmas che poi vanno perse, insomma. Ieri mi sono truccata un pochettino e poi ieri sera mi sono dimenticata di struccarmi. Ed è per quello che io non mi trucco mai, perché poi devo struccarmi e non lo faccio. L'unica cosa che è andata via, fortunatamente, è stato il rossetto. Comunque adesso vi lascio qui, di fianco a me, la foto di ieri di quando mi sono truccata. Ho provato un fondotinta di Rocher, ma è troppo chiaro per me e quindi ne dovrò prendere uno di una colorazione, di una tonalità in più e vediamo se va meglio per la mia pelle, perché ero bianca lenzuolo in faccia. Comunque gli occhi ancora un pochettino sono truccati, poco poco. Adesso vedo di staccarmi la sanguisuga, poverina, così almeno le preparo il latte e vado avanti con i miei lavori, se no rimane sempre un grosso casino.
che Pia fa beve il latte, visto che si è svegliata, volevo dirvi una cosa. No, praticamente mi sono fermata un attimo nel mettere in ordine in sala, anche se comunque la parte divano l'ho sistemata, perché vabbè, si è svegliata lei e poi stavo pagando tutte le cose che c'erano da pagare, tante tante cose purtroppo, però almeno le ho pagate, sono tranquilla e almeno so che i soldi che ci sono me li devo gestire e so quanti usarne, quanti no, quanti no ancora, eccetera, eccetera. Niente, adesso stavo già anche pensando per il pranzo che mangeremo i sciocchi di latte perché li avevo presi per domenica cena, ma poi abbiamo cambiato i piani, quindi li mangiamo oggi. E insieme farò le erbette come era previsto dal menù e i finocchi, siccome ieri a pranzo non li ho fatti, li vado a fare oggi. Quindi così almeno siamo a posto, abbiamo tutta la verdura, così almeno anche i bambini hanno la verdura. Ci sono le proteine che sono i fiocchi di latte e poi c'è il pane appunto come carboidrati e boh. Li faccio cuocere un po', li insaporisco con un goccino di sale, poi quando sono cotti levo la parte di Gabriele e per noi andrò ad unire questo insaporitore per arrosti. Gabriele purtroppo per lui non lo posso usare, perciò quando sono cotti ne vado a levare appunto un po' per lui. Le erbette le ho pulite. Poi le ho semplicemente messe in pentola con un po' di sale. Invece qui ho i gambi che sto facendo cuocere un pochino. Poi tra un po' ci andrò a mettere un po' di sale. Poi stasera li uso per farci due frittate che accompagneranno la pasta col pomodoro. Perché purtroppo la pancetta l'ho usata tutta l'altro giorno e quindi sono rimasta senza. E poi mi sono accorta ieri, mentre controllavo la ricetta, che mi servivano anche i funghi e io non li ho presi, quindi la rimanderemo a un'altra volta. E stasera farò una semplice pasta al pomodoro con la frittata di gambi di erbette. Però adesso intanto li faccio cuocere. Francesco Totti, Francesco Piotti. Giada sta facendo un disegno per la maestra. Io sono un po' nel caos, ma sto sistemando le cose del lavoro. Adesso qui ci sono gli ordini delle clienti e sto preparando le quattro tesserine fedeltà da applicargli, da metterle. Intanto ho già preparato anche la borsina per l'altra cliente che invece è arrivata alla prima soglia, ha fatto i primi 5 punti, quindi c'è il regalino dentro. Intanto stavo sfogliando album 16 per vedere le nuove offerte, che però parte, come vedete, dal 4 va fino al 27 di dicembre. E niente, quindi questo qua. E adesso preparo appunto le tesserine. Intanto loro si mettono a fare i compiti, mi sono andati a buttare la spazzatura. Perciò mi devo dare una mossa e devo anche prepararmi la lista della spesa perché domani, grande spesone, impazzirò, guardate, sarà una giornata devastante. Chi
C'è già qui una bambina con dei capelli che sembrano sconvolta. Sì, perché non mi sono pettinata. Brava. Grazie. Avete sentito? Ha detto che non si è pettinata. E lì invece c'è Giada. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come vedete sto salendo in macchina. E cosa faccio quando salgo in macchina? Vado a fare la spesa. Quindi adesso andiamo a fare la spesa. Ho un po' di commissioni da fare. Devo andare a buttare anche il vetro. Poi dobbiamo prendere l'acqua. Poi dobbiamo andare al Gulliver e all'Eurospin. E mi sembra basta. Quindi niente, adesso mi muovo perché in panificio è già passata mia mamma mentre veniva su per stare con Pia e Gabriele, perché stamattina non è andato a scuola come avete visto dalla clip prima, che c'erano solamente Sabrina e Giara, perché stamattina si è svegliato di nuovo con tosse forte, continua e un po' di raffreddore, un po' di naso colante. E allora gli ho detto: guarda, stai a casa, ho scritto subito alla maestra e speriamo bene, cosa volete che dica. Purtroppo è così, però sapendo che cura fare, adesso poi chiamo il pediatra per aver conferma, comunque sapendo che cura fare, poi alla fine si fa veloci, nel senso, no? Perché cioè se sai già quello che devi fare. Quindi niente, stavo guardando prima che c'era un signore che attraversava proprio nel bel mezzo della strada così, e quindi niente, perciò andiamo, appunto dobbiamo fare questi giretti. È molto tardi, non so se ce la faccio a farli tutti, perché poi oggi pomeriggio oltretutto ho anche le riunioni della scuola ed essendo rappresentante di classe non posso mancare. Alle 2:15 c'è quella di Manuel e poi invece alle 3 c'è quella per le elementari, quindi sarà un pomeriggio dedicato a, appunto a questa cosa qui. Lo svuota la spesa sarà poi in un video a parte, perché comunque devo comprare tantissima roba e sennò verrebbe eterno il vlog, quindi ve lo metterò in un altro video. Però vabbè, vi volevo portare con me perché è una cosa che proprio odio ed è per quello che ho comprato questo piedistallino, diciamo, per la macchina, è uscire e andare in giro da sola, anche andare a fare la spesa. Infatti, come avete visto, appena si è potuto mi portavo dietro i bambini, anche solo uno, perché non mi piace andare a fare la spesa da sola. Però cosa ci devo fare? Neanche che. Quindi ho deciso di portarvi con me, quindi non vedrete lo svuota la spesa, però stiamo insieme mentre vado a buttare il vetro, mentre andiamo al Gulliver, magari se c'è qualcosa posso filmarvelo. Diciamo che non sono molto d'accordo sul fatto di filmare dentro il supermercato per quanto riguarda altezza persona, perché comunque le altre persone magari non gli fa piacere entrare nel mio video. Infatti Sara, mia sorella, il compagno di mia sorella, mio cognato, l'amica di mia sorella che c'è stata nel video del compleanno di Luca, ho chiesto prima il permesso, perché comunque a uno può anche non far piacere essere messo su YouTube. Quindi prima di mettere la gente chiedo sempre. E niente, perciò
adesso per prima cosa andiamo al Gulliver. Lì andiamo ad usare i coupon, quelli che mi sono arrivati per di Nibbiol, che ho visto dal volantino che è valido fino al 19, che sono in offerta adesso. E allora vado a prendere i biscotti per Pia, tanto per andare a prendere da un'altra parte li vado a prendere lì. In più devo prendere il dado senza glutine per Gabriele. E allora, siccome all'Eurospin non lo trovo, quale posto migliore che il Gulliver, che ha anche le cose di marca? E allora vado lì. E poi bisogna andare all'Eurospin, cioè praticamente la maggior parte del tempo la passerò dentro l'Eurospin, perché è lì che devo andare a prendere la, cioè c'è più roba da prendere. Fare tutte le mie cose, mi sono dimenticata che devo andare anche da Wawa, perché devo prendere delle cosine che mi servono per il mio lavoro. Quindi sono arrivata all'Eurospin. Adesso prendo il carretto e andiamo a fare la spesa. Sono arrivata all'Eurospin. Adesso vado a prendere il carretto e iniziamo la spesa. Finita, fa un caldo pazzesco, ci sono senza giubbotto e ho caldo, e sotto ho questa maglia qui e sotto una maglia sottile e basta. Fa un caldo che non sembra neanche di essere a novembre, a metà novembre inoltrato, io non lo so, boh, mai vista una cosa del genere, cioè voglio dire, di lune ne ho viste, mai vi sentite un caldo così a novembre. Comunque, ho fatto la spesa, guardate, cioè la macchina è super super piena. Adesso noi andiamo a casa, cioè che noi, io, vabbè, io e voi andiamo a casa. C'è la mamma che ha già messo su la pentola dell'acqua, perché cambio di programma in confronto al menù, perché oggi è mercoledì, ci sarebbe dovuta essere la polenta e invece facciamo quello che ci sarebbe stato domani, quindi pasta col tonno e poi come verdura c'erano i finocchi, invece noi faremo l'insalata, perché così almeno mi sbrigo, anche perché Giorgia alle 2, cioè adesso inizia la video lezione, quindi poi le devo portare su da mangiare come abbiamo fatto ieri, ma fa solo un'ora, quindi finisce presto. Io alle 2:15, infatti, mi devo sbrigare, cioè adesso inizia la riunione per Manuel, quindi mi devo muovere, anzi mi collego dalla macchina. Thank you.
niente. In più c'è anche della roba di sotto nel freezer grande, c'è il pane, ho comprato 5 kg di pane, ieri me l'ha portato su mia mamma, e c'è della carne che qua, ahimè, non ci stava più. Dove sono i piedini, Pia? Eccoli, ecco i piedini. Stai facendo un bel bagnetto, sei contenta? Per fortuna a lei piace tanto fare il bagnetto, vero? Io spero che questo vlog di 2 giorni vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video, anche perché tra poco arrivano i vlogmas, eh? E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!